Sapete, è vero che tutti i gruppi e le fanpage che si trovano attualmente su Facebook hanno scopi prettamente commerciali? Aha, direte, questo qui ci sta dicendo una cosa ovvia. Ma sapete che è altrettanto vero che sono stesso i gestori delle fanpage che hanno degli interessi commerciali? Nessuno perderebbe mai così tanto tempo su Facebook se non ci fosse un interesse economico. Quando voi andate su un gruppo, qualsiasi esso sia, me ne viene uno così, e lo dico in una maniera generica, non so davvero neanche se esista, ma deduco di sì, italiani a Londra, ce ne sono un miliardo di italiani a Londra, state certi al 100% che esiste quel gruppo ed è gestito solo ed esclusivamente per una questione commerciale. Ragion per cui quando voi andate su un gruppo e chiedete di un alloggio o un'informazione, qualsiasi essa sia, ovviamente vi sarà dato tutto quello che serve per farvi ritornare casualmente in un tornaconto economico dell'attività che gestisce la fanpage. Non esiste un pazzo su internet che perde ore e ore e ore a gestire un gruppo o una fanpage se non ha un riscontro economico. Forse è un discorso ovvio per molti, ma per qualcuno non si sa mai. Meglio chiarire. Quindi per favore non state lì a credere che un gruppo sia meglio di qualcun altro. In realtà in un gruppo troverete un approccio ed è magari meglio gestito, in un altro peggio gestito. Quindi magari ci sarà spam, ci saranno persone che parleranno con linguaggi scurrili, ci saranno persone che da diversi punti e diverse attività cercano e arruffano quanto è più possibile. Non ci sta un controllo. Ma non credete assolutamente che andate lì, dite, come si fa a trovare casa a Londra? E poi stranamente qualcuno, perché non tutti poi possono farlo, qualcuno vi proporrà la casa e guarda un po', quel qualcuno sarà autorizzato, chissà poi per quale motivo, a poter parlare. Gli altri vengono bannati, vengono cancellati. E io la capisco questa dinamica, non sto dicendo che stanno sbagliando, però aprite gli occhi. Cioè, quindi, rendetevi conto che quando andate in un gruppo state avendo a che fare tendenzialmente con delle attività commerciali. Dico tendenzialmente perché il 99% sono così. Poi ci sta anche l'1% che è costituito da persone che tendenzialmente vogliono semplicemente aiutare. Ma è altrettanto vero che quando poi un'attività del genere diventa davvero impegnativa, e allora lì necessariamente c'è bisogno anche di un riscontro economico, anche perché altrimenti non avrebbe ragione di esistere. Chiunque vi dica il contrario, lo so io, e lo sa anche chi dice il contrario, sta dicendo una bugia.